Giulia Latini critica Luca e Ivana, i fan non la prendono bene, lo sfogo di lei. Uomini e donne, Giulia Latini si sfoga su Instagram dopo essere stata presa di mira dai fan di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Di recente ha molto fatto discutere una dichiarazione fatta da Giulia Latini in merito alla storia d'amore nata tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Come molti già sanno, i due si sono messi insieme dopo il Grande Fratello VIP, facendo felici tutti quelli che, già dentro la casa, facevano il tifo per loro. Qualche giorno fa, in merito alla questione, è stata chiamata a dire la propria opinione Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quando Luca aveva deciso di chiudere definitivamente i rapporti con la sua ex, Soleil Stasi, tanti quelli che avevano sperato in un riavvicinamento tra lui e Giulia. Quest'ultima, infatti, aveva sempre sostenuto il percorso di Onestini nel reality. Ma oggi cosa è cambiato? Quando a Giulia Latini, ospite in casa Signorini, era stato chiesto cosa pensasse della coppia Luca e Ivana, lei aveva risposto: "È stata una mossa mediatica". Questa affermazione, però, non è piaciuta ai fan dei due ex concorrenti del Grande Fratello VIP che, in questi giorni, hanno mosso diverse critiche alla Latini. Stanca di tutto ciò, proprio qualche minuto fa, Giulia su Instagram si è lasciata andare in un lungo sfogo. Ho sempre prediletto, anche sulla mia pelle, delle scomode verità, delle belle bugie, scrive l'ex corteggiatrice in un post. Mi sono sempre detta che, in qualsiasi periodo della mia vita, se scelgo di avere qualcuno al mio fianco è perché non posso farne a meno, e lui non può fare a meno di me. Su Luca e Ivana Giulia Latini ha cambiato idea? A quanto pare non sembra. Che piaccia o no, ho sempre preferito essere una persona scomoda che finta, ha scritto anche la Latini sul suo profilo. Ho sempre preferito mettere al primo posto la correttezza. Nel suo lungo messaggio Giulia alla fine ha anche affermato: "Voglio essere una bella persona, non un personaggio. Siete liberi di non condividere il mio modo di pensare, ma evitate di farmi prediche". È questo che pensa di Luca e Ivana? Avrà pure preferito non fare nomi questa volta, ma le intenzioni, seppur non troppo palesi, sembrerebbero chiare.